Buongiorno ed eccoci qua, 17 gennaio 2017. Alessio deve cogliere anche l'occasione per farvi gli auguri di un buon anno a tutti i miei appassionati che seguono il mio pazzo canale di Teletrash 2. E finalmente oggi ho chiesto l'ordine e sono riuscito a entrare in questa vecchia officina. Vedete qua tutto ripulito perché tante di quelle cose sono state portate via, non erano mezzi interessanti, però è rimasta la chicca più interessante soprattutto per Alessio, perché quest'auto che vi sto facendo per vedere l'avevo avvistata in un altro luogo, un luogo molto più affascinante soprattutto per Alessio. Poi un giorno sono tornato lì, l'auto scomparsa, dico ho perso il filmato. Invece no, perché poi con un colpo d'occhio dalla strada dico guarda dov'è finita l'auto, l'hanno spostata e mi ha detto che funziona, è anche funzionante. Adesso Alessio deve sentire con le sue orecchie, perché il proprietario mi ha dato la possibilità da fare il filmato di questo fantastico Fiat 128 Station Wagon. Vado un po' di fretta, sono anche un po' emozionato. Auto non molto considerata in quegli anni, invece oggi nel 2017 un'auto anche molto interessante, perché mi stava dicendo che anche più di qualche persona l'ha chiesta. Guardate qua, per chi non conosceva le auto, per la storia ve le fa vedere adesso le auto particolari. Guardate qui nelle mie zone che cosa nasconde, che cosa si nasconde questo 128 Fiat 128 Station Wagon. Non è facile da trovare. Guardate qua carissimi amici, la diretta di Teletrash il 17 gennaio va ancora avanti. Purtroppo sono passato prima con la Simo, ma era tutto chiuso. Guarda caso sono ritornato qua, ho insistito ancora una volta, ho trovato il proprietario e mi ha fatto vedere l'auto. Guardate qua carissimi amici, la diretta. Oltretutto l'auto è anche in vendita, adesso metterò anche le foto. Se volete informazioni mi dovete chiamare a me, vi do subito informazioni, perché quest'auto oltretutto interessa anche a me, perché l'auto particolare è la cosa più bella. Guardate qua carissimi amici, nel 2017 Teletrash 2 è tornato, guardate Fiat 128 Station Wagon molto usurato. Guarda qua Renato, tutta per te, appassionato al 128, le tracce di ruggine guardate qua non mancano. Guardate, vado un po' di fretta, un inizio di filmato un po' di fretta, però insomma cerco di affrettarmi, di sbrigarmi. Guardate qua, carissimi amici, Fiat 128 Station Wagon, molto usurato, guardate, ed ecco qua, andiamo a vedere la traccia della ruggine, danno totale della ruggine. Ecco qua, sono a bordo strada, qua passano anche i camion, stanno facendo dei lavori, guardate qua. Ed ecco qua, tutta per voi, carissimi miei grandi amici, Fiat 128 Station Wagon, molto usurato, e oltretutto l'auto, come vi ripeto, è anche in vendita. Ed ecco qua. Tanto non vedo nessuno e continuo ancora, perché ve la voglio far vedere molto bene. Guardate, andiamo nell'interno. Fiat 128, guardate, carissimi amici, l'auto da carico, guardate che vero spettacolo. Ed eccoci qua, siamo sulla strumentazione, guardate, affascinante, Fiat 128 Station Wagon, l'auto da carico, l'auto non considerata in quegli anni, guardate che vera meraviglia. E da questo filmato volevo anche cogliere un attimo l'occasione per dire che qualche amico mi ha detto: Alessio, te sei nato come Alessio Nenci, non devi ripetere troppo quello che dice il Marvin. Beh, e ovviamente io vi dico una cosa, che il Marvin è come qui da noi, è come la macchina di Santa Rosa. Quando passa Santa Rosa, tutti quanti a vedere la macchina di Santa Rosa, guardate qua. Sì, io sono Alessio, sono appassionato molto alle automobili, le auto soprattutto particolari. Sono nato come alfista, mi piacciono le vecchie Alfa, ma anche queste sono auto che hanno fatto la storia. E allora qualche parola del Marvin, dato che Alessio non è abituato a fare il telecronista, anche che ormai di filmati ne ho fatti abbastanza, qualche cosa ci devo mettere, perché per me Claudio è stato anche un po' di scuola. Tutti lo dicono, tutti lo scrivono,
che il Marvin è inimitabile, però se una persona ha la passione sana, credo che ad imitare non ha problemi. Dunque, ancora una volta, carissimi miei grandi amici, detto da Alessio, un saluto al grande Marvin. Guarda qua, Renato, anche per te. Non voglio mischiare le parole, però anche fare gli sbagli è molto bello. Insomma, perché facendo lo sbaglio una persona ci mette la faccia, ci mette la passione. Guardate, quest'auto la devo dedicare anche e soprattutto a fare un saluto particolare al mio amico Vincenzo Ridolfi Valentini, che Vincenzo mi segue su Facebook, ragazzo molto istruito, molto bravo. Alessio, Vincenzo ha fatto anche molta scuola, Alessio, perché siamo cresciuti insieme. Guarda qua, Vincenzo, anche per te, Fiat 128, guardate. Eccola qua, Vincenzo, anche per te, la dedico a te, dato che sei un mio grande fan. E a volte dico, Vincenzo, sei te che sei una persona brava, una persona che sai parlare, una persona istruita. Non è Alessio. Invece proprio l'altro giorno ci siamo incrociati con la macchina, mi ha detto, no Alessio, sei tu perché tu parli con la videocamera. Ed ecco qua, guardate qua, l'auto, come mi ha detto già il proprietario, è anche in vendita. Chi è interessato potete anche contattarmi. Ed ecco qua, filmato Alessio con Teletrash 2, è andato avanti. E vi auguro anche di nuovo un buon anno a tutti e grazie ancora una volta. Ciao!